perché molte volte, questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale, l'attaccante schiaccia fuori perché la palla non era alzata bene. E allora cosa dice? Che nel gergo vuol dire la voglio un po' più alta e più vicina a rete. Il palleggiatore allora, e questo è il gioco di squadra, o meglio, non gioco di squadra, il palleggiatore si gira, il ricevitore dice ragazzi voglio la palla qua, perché se voi non ricevete bene che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui schiaccia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui, poi dopo ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, così io ricevo bene, lì finisce la catena. Allora la nuova forma, perché io ovviamente questo ho detto una regola molto semplice, ho detto gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono, non la giudica in nessun modo, la risolvono. Adesso una nuova battaglia, perché? Perché che fanno gli schiacciatori? Non dicono la voglio più così perché sanno che io sto così, con l'ascia in mano, per cui non lo dicono. Cosa fanno? Ogni volta che è buona le dicono perfetta. Non le dicono e quella era brutta, ma se dicono questa è perfetta vuol dire quell'altra non lo era. E in definitiva parlano dell'alzata e io mi innervosisco. Continuano a parlare dell'alzata. Sono esperti dell'alzata gli schiacciatori, sanno tutto dell'alzata. Uno li trova al bar, parlano degli alzatori, gli schiacciatori. Piccolo problema, loro schiacciano, non alzano. Allora, io voglio schiacciatori che schiacciano bene palloni alzati male. Voglio questi, perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Uno che schiaccia bene palloni alzati male, quelli alzati bene li schiaccia benissimo. Voglio quelli lì. Quindi non ne parliamo, risolviamo. Se la realtà è come è e non come io voglio che sia, la palla è bassa, mio cervello, che è un computer straordinario, deve aprire tutti i file con il titolo palla alzata bassa. E in questi file ci sono le soluzioni per le palle alzate basse, che sicuramente non è schiacciarla come se fosse alta. Questo è poco, ve lo assicuro. Ci sono altre soluzioni. Deve usare una di quelle. Se invece quando la palla è bassa lui non apre nessun file, oppure apre il file alzata, certo che la soluzione non la trova, perché sta spendendo tempo invece di aprire il file a dire questa palla è un po' bassa secondo me. Per cui in tutto quel tempo lì la palla non ci va più.